Molti comuni del Parmense devono fare i conti con il problema della sicurezza. È una questione che esiste anche sul vostro territorio e come pensate di proporvi per tutelare i cittadini? Devo dire che in questi 5 anni noi abbiamo messo a punto un piano di sicurezza comunale con tutela di quello che è il patrimonio e di quelli che sono anche gli ambienti di lavoro, perché è molto importante, e poi soprattutto di tutela al cittadino. Recentemente abbiamo elaborato tutto un progetto in raccordo tra Polizia Municipale e Forze dell'Ordine ed è un progetto, un gruppo di lavoro che porta avanti la Prefettura in cui noi siamo inseriti proprio per garantire sicurezza ai cittadini. Dal punto di vista come amministrazione, come sindaco, in questi anni abbiamo instaurato una serie di misure atte alla prevenzione soprattutto di furti nelle abitazioni. Attraverso che cosa? Attraverso la predisposizione di un sistema di videosorveglianza in raccordo con i comuni limitrofi, e questo sistema di videosorveglianza molto innovativo, sono OCR, che proprio in questo ultimo mese, in questo ultimo periodo è stato ampliato, quindi con una rete capillare a livello di tutta la città, per poi estendersi anche nelle frazioni e quindi dare maggior sicurezza ai cittadini, quindi con la tecnologia. Mentre prevederemo il potenziamento della polizia di prossimità, quindi polizia municipale, che in raccordo sempre con i carabinieri, con le forze dell'ordine, fanno un monitoraggio quotidiano anche in tutta l'area comunale. Come giudicate invece la raccolta firme proposta dall'Italia dei Valori per la violazione del domicilio? Lo giudicate uno strumento importante a tutela del cittadino? Tutte le forme di cittadinanza attiva sono forme importanti. Chiaramente occorre, visto che non c'è certezza della pena, è chiaro che occorre un intervento a livello amministrativo, a livello di governo. Per quello che ci riguarda, quindi sono state raccolte queste firme, ma direi che l'attenzione del Comune è stata quella di attivare un fondo garanzia contro scippi e furti anche a tutela di persone che hanno subito appunto questo tipo di danno. Noi devo dire che i dati che vengono lasciati, diciamo così, dalla prefettura, anche dalle forze dell'ordine, sono comunque dati fortunatamente molto bassi per quello che concerne il nostro territorio. Come valuta la risposta dei cittadini alla vita politica di Busseto? Si dimostra il vostro comune una città attiva? Si dimostra una città molto attiva, una città viva, una città dinamica, una città dove anche la vita politica, intesa come partecipazione, è molto, molto presente. Devo dire che in questi anni abbiamo lavorato con attenzione rispetto anche al coinvolgimento di tutta la comunità. E sicuramente poi in questa fase preelettorale tutti i cittadini sono molto attenti a valutare persone, a valutare programmi e quindi chiaramente in un sistema democratico come il nostro è importante che la cittadinanza partecipi alla vita politica della città. Qual è la situazione invece riguardo al riordino territoriale di cui si parla negli ultimi tempi a Busseto? C'è la possibilità in futuro di un'eventuale unione con un comune limitrofo? Noi diciamo che storicamente Busseto ha aderito all'Unione Terre Verdiane, prima associazione poi unione, quindi negli ultimi 15 anni c'è stata questa, chiamiamola così, questa fase di unione dei comuni. L'Unione Terre Verdiane è stata la prima unione a livello regionale. In questi ultimi anni si sono verificate delle criticità.
Per cui nei prossimi anni sicuramente bisognerà guardare con attenzione quello che sarà riordino territoriale, ma con una visione anche di area vasta che riguarderà le province, perché quindi c'è un riordino territoriale generale, quindi a cascata poi anche sui comuni. Il comune di Busseto, attraverso comunque sempre la partecipazione dei cittadini, dovrà valutare con molta attenzione quelle che potrebbero essere delle possibilità, delle opportunità per il futuro, sempre però in un'ottica di condivisione, perché queste scelte, le scelte per esempio di una fusione, sono scelte irreversibili. In più noi non abbiamo l'obbligo per legge, perché l'obbligo per legge è per i comuni sotto i 5.000 abitanti, mentre noi superiamo i 5.000 abitanti. Quindi si potrebbe ipotizzare, con dei comuni limitrofi ancora da individuare, il fatto di associare delle funzioni, associare dei servizi, per ottimizzare anche quella che è la programmazione dei comuni stessi. I passi successivi devono essere fatti esclusivamente attraverso il coinvolgimento dei cittadini, perché questo è fondamentale in un processo di riorganizzazione delle funzioni di un comune. Il comune di Busseto è un comune importante, un comune che ha una storia molto importante, la storia e importante il ruolo che ha anche nel contesto territoriale. Quindi si parla della città di Giuseppe Verdi, di Giovannino Guareschi, e quindi si rende molto attrattiva, ma occorre valutare con molta attenzione tutte le prospettive. Busseto, come proprio ci diceva adesso, è un comune che può offrire diverse attrazioni anche in ambito turistico. Voi come pensate di intervenire per incentivare questo aspetto nel comune? In questi 5 anni abbiamo lavorato moltissimo, dispiegando enormi energie su questi 2 settori, turismo e cultura, e sono stato un binomio vincente. Tutta la nostra programmazione dal 2011 a oggi, quindi dal momento in cui l'amministrazione si è insediata e mi sono insediata come sindaco, abbiamo lavorato per costruire un progetto culturale e turistico che comprendesse tutto il territorio, quindi tutti i luoghi verdiani, ma soprattutto abbiamo costruito una rete di relazioni importantissime con le città vicine, partendo da Cremona. Abbiamo un progetto importante che si lega a Monteverdi, da Monteverdi a Verdi, e con Piacenza, con Parma, con tutte le città e tutti i teatri di tradizione dell'Emilia Romagna. Un rapporto privilegiato con Milano, perché abbiamo comunque sede qui a Busseto del museo dedicato a Renata Tebaldi, in raccordo con la Fondazione Renata Tebaldi di Milano. Quindi tutta una serie di attività promozionali che sono rivolte verso la vocazione culturale e turistica del nostro territorio. 5 anni, grazie al bicentenario verdiano, in 5 anni noi siamo riusciti ad aprire 2 musei, quindi una cittadina di 7.000 abitanti che riesce a intercettare 1,5 milioni di finanziamenti che hanno riguardato il bicentenario, quindi con l'apertura del museo multimediale che riguarda la casa natale di Giuseppe Verdi, e il completamento del recupero delle scuderie di Villa Pallavicino, un complesso monumentale importantissimo nell'ambito provinciale e non solo, in ambito regionale. Quindi con questi 2 musei noi abbiamo davvero intercettato tutto quel turismo culturale internazionale che ha avuto un incremento importante in questi anni. Un esempio, nel momento in cui è stata riaperta la Casa Natale con questo museo multimediale, il giorno dell'inaugurazione, 10 ottobre 2014, il primo gruppo
che è arrivato ed è entrato in questo nuovo percorso museale, arrivava dalla Nuova Zelanda. Ecco, per dire il forte raccordo, il forte nome di Verdi, legato a Verdi, che intercetta un turismo internazionale molto importante per quello che è il territorio comune di Busseto. Un giudizio ora sull'assistenza sociale a Busseto. Siete soddisfatti di quanto raggiunto durante questo mandato e, in caso di rielezione, cosa proponete ai cittadini? I servizi alla persona sono il fiore all'occhiello, l'orgoglio della nostra città e di questa amministrazione. E parlo in prima persona perché ho l'assessorato al welfare e ai servizi sociali e sanitari dal 2006, quindi 10 anni, 10 anni in cui si è costruito il piano della salute comunale, piano della salute comunale che ha visto tutta una rete di servizi sociali si sono sviluppati e si sono ampliati, ha visto l'apertura della Casa della Salute ed è stato il primo modello a livello provinciale e uno dei primi a livello regionale, quindi nel 2007. E c'è stata una forte collaborazione tra quelli che sono i servizi sociali e i servizi sanitari integrati per favorire uno sviluppo e soprattutto un'attenzione di quelle che sono le fasce deboli della nostra comunità. Parlo degli anziani, ma parlo anche di persone con disabilità, senza dimenticare quelli che sono i nostri servizi educativi, quindi l'asilo nido che ha le rette più basse a livello provinciale, le scuole materne e quindi tutti i servizi scolastici. Quindi c'è una rete capillare di servizi alla persona che rendono Busseto una città dove c'è qualità di vita, dove l'assistenza viene garantita in ogni forma e grado. Un altro progetto importante è Casa Osi. Casa Osi è un alloggio per mamme in difficoltà con bambini piccoli e quindi si offre la possibilità di questo alloggio temporaneo per sostenere appunto nuclei familiari in difficoltà, soprattutto mamme con figli piccoli. Quindi dei servizi alla persona che sono garanzia di equità, di efficacia ed efficienza in tutto il territorio comunale. Come intendete regolare il rapporto con i cittadini in termini di trasparenza e comunicazione? Il comune di Busseto è entrato a far parte dei comuni virtuosi, aderisce al patto dei sindaci, è un comune bandiera arancione del Touring Club italiano e quindi risponde a tutta una serie di parametri imposti proprio da questa associazione, tra cui massima trasparenza per quello che sono i bilanci del comune, che sono pubblicati, sono bilanci partecipativi, che sono pubblicati sul sito del comune e che ognuno può sicuramente visionare in qualsiasi momento, come sono pubblicate tutte le delibere e tutte le determine, quindi tutti gli atti del comune sono pubblici, consultabili in qualsiasi momento, partendo dall'indennità del sindaco, dal curriculum vitae del sindaco e di tutti gli amministratori. In più abbiamo attivato da 5 anni tutta una serie di consulte aperte alle associazioni culturali, di volontariato, consulte delle attività produttive, consulte delle frazioni con cui noi ci rapportiamo periodicamente proprio per intercettare quelle che sono le esigenze di tutta la comunità. Concludiamo con un invito ai vostri elettori. Perché dovrebbero votare la lista Busseto Città Viva? La lista Busseto Città Viva parte 5 anni fa con degli obiettivi molto chiari. Obiettivi di cambiamento e di apertura, di partecipazione, di trasparenza. Questi obiettivi devono essere portati avanti attraverso un programma molto articolato che abbiamo descritto in ogni settore
e anche per raggiungere l'apice dei risultati. La mia disponibilità e il mio impegno insieme a tutta la squadra e a tutti i candidati per sviluppare una serie di progetti e migliorare ulteriormente quella che è la qualità di vita della nostra città. Una città viva, una città partecipata. Ricordo solo gli eventi e le manifestazioni, sono oltre 200 nell'arco dell'anno, e quindi in questi anni c'è stato uno sviluppo esponenziale nonostante la crisi economica abbia colpito diciamo così tutta la nostra nazione e anche il nostro territorio, la nostra provincia, ma Busseto ha avuto la capacità e la forza di intercettare dei progetti nuovi, e mi sono fatta carico anche di intercettare delle finanze importanti. Siamo riusciti a portare a casa 4 milioni di euro, quindi che sono stati destinati in parte sul bicentenario verdiano, in parte verranno destinati per quello che riguarda il terzo straccio di tangenziale e in ultima battuta più di 1,5 milioni per quello che riguarda i lavori pubblici. Lavori pubblici che avranno uno sviluppo nei prossimi anni proprio legati al fatto di questi finanziamenti. Un finanziamento che deriva anche dal fatto che noi siamo comunque un comune virtuoso e abbiamo un avanzo di amministrazione di 2.800.000 euro che purtroppo negli anni passati erano vincolati dal patto di stabilità, mentre invece parte di queste risorse potranno essere utilizzate al meglio per sviluppare tutta una serie di nuovi progetti che avranno anche un valore culturale, perché noi andiamo a programmare il primo distretto culturale a livello di tutto il territorio, quindi incentivi per quelle che saranno poi le attività turistiche e l'indotto economico di tutto il comune di Busseto.